cazzo? Ma che cazzo di articolo mi hanno postato? Ma che roba è? Che dice? Le Mostler è il banchiere che vuole salvare le banche. Banchiere evasore. Questi sono quelli che lo sai, lo sanno loro, gli avrà detto qualcuno. Allora, vediamo un attimo di cercare di capire questo articolo. Allora, diciamo c'è questo eterno contenzioso tra i signoraggisti, come chiama Barnard, e diciamo i sostenitori dell'MMT. Loro diciamo, scrivono questa cosa contro l'MMT perché dice che l'MMT propone un sistema che aumenta sempre più il debito che poi ricade sui cittadini. Questa è la loro versione dei fatti. Allora, vediamo un attimo. Poi scrivono Mosè il banchiere evasore. Vabbè, magari beh, non mi metto a commentare tutto. MMT non una riforma, ma la spiegazione del vecchio modello Fed a debito. Allora, infatti, all'inizio, sto leggendo, nella sua prima stesura, l'MMT era improponibile. Mosler e Barnard devono aver pensato che se gli italiani avevano votato in massa Berlusconi per la sua promessa di 1 milione di posti di lavoro, allora avrebbe potuto anche fargli passare una riforma che non era nient'altro che la spiegazione di come funziona la Federal Reserve System, con la sola differenza che i banchieri non hanno nessuna intenzione di far fallire il paese con l'esercito più potente del mondo e il grilletto facile. Vabbè, forse c'è un pezzo che non ho capito. Sarebbe bastato porre ad esempio la democrazia statunitense, il grande American Dream, dove tutto è possibile. Basta non menzionare la mancanza di assistenza sanitaria. Penso sì, ho capito, ma lui, cioè, vabbè, allora tagliamo, non commentiamo tutto perché magari uno si scontra e non si capisce poi. Allora, ci sono due visioni, diciamo, economiche diverse tra sostenitori MMT e sostenitori del complotto del signoraggio. Allora, quelli contro il complotto del signoraggio partono dal presupposto che la moneta è nata come un mezzo di scambio, e magari poteva essere anche un sasso. Io ti do un sasso a te perché mi prendo una cosa da mangiare, e poi dopo questo sasso tu lo riutilizzerai con un altro, e quindi noi per convenzione accettiamo una moneta che gli diamo noi il valore per convenzione. Questa è la sostanza. Mentre la MMT dice che in una realtà dove non si usa la moneta non esiste la disoccupazione, ma e tutti sono occupati in quanto se nessuno usa il denaro, semplicemente c'è il baratto e tutti sono impiegati alla propria sopravvivenza e a fare qualcosa. Quindi non è che c'è uno che si mette seduto là e dice: no, io non posso coltivare il terreno, non posso pescare perché sono disoccupato. Non c'è la moneta, quindi non ci sono le tasse, quindi disoccupazione non esiste. Se nel momento in cui uno mette una tassa, ok, la gente è obbligata a usare la moneta. Questo può avere aspetti negativi o positivi, dipende dall'intento nel quale, insomma, uno fa questa cosa. Però quello che veramente i signoraggisti, quelli magari lo sai, anche quelli che lo sai, ma anche altri ambienti, quello che no, non capiscono è che quando Mosler dice: per esempio, va in televisione, gli danno 3 minuti e mezzo massimo per parlare, ma non so quanto gli hanno dato all'ultima parola, comunque non oltre i 10 minuti sicuramente. Non è che, cioè, non è che può dire in realtà accredita, perché il tempo di spiegarlo al cittadino comune che è abituato a sentire la parola debito non ce l'ha. Quindi dice: la prima cosa per magari salvare il culo è: non dovete pagare il debito, lo pagate quando volete, cioè nel senso non lo pagate perché non è un debito.
Di fatto il termine deficit, ok? Andiamo a guardare su Wikipedia, anche se Wikipedia è controllata ugualmente, va bene, però questa affermazione sembra vera. Dice che in economia il termine deficit, ok? Dalla terza persona al presente indicativo latino deficit, manca, termine coniato dal banchiere ginevrino Jacques Necker nei primi mesi del 1789 alla vigilia della rivoluzione francese. Premente, questo termine è stato inventato con un concetto che manca, ok? Quindi è rimasto poi nell'economia. Quindi quando per esempio anche che c'è uno Stato con la sovranità monetaria che accredita direttamente i soldi, tu vai da qualsiasi economista e ti dirà si è speso a deficit. Nessuno ti. Perché contabilmente c'è un meno da una parte e un più dall'altra, ma quel meno, il fatto che pesi o meno sui cittadini, dipende da. Il fatto di come uno se sa che è solo una questione contabile o se realmente crede che è un debito che vada pagato, ok? È qui la differenza. E voi questa differenza, quelli che lo sai, tutti gli altri signoraggisti che continuano con la storia, ma se questa cosa costa 30 centesimi, perché io. No, sono due concetti, cioè sono due visioni del mondo diverse. Uno vede, i signoraggisti vedono la moneta come un mezzo di scambio, è del popolo, ci creiamo questa moneta e tutto va per magia, ok? Mentre invece è proprio Mosler che grazie alla sua esperienza, ok, di speculatore anche, capisce come funziona la macroeconomia, ok? Lui ci lavora, quindi ci ha lavorato per tanto tempo, adesso ha smesso e quindi lui lo sa come funziona. È dalla sua esperienza che lui ha imparato come funziona. E poi lui nel libro delle sette truffe innocenti che trovate sul suo sito mosslereconomics.com ed è in inglese, ok? Per chi lo sa leggere, se lo va a leggere, lo spiega che lui c'aveva un fondo di investimento, l'investiva, spiegava come funziona, si è trovato anche in situazioni dove gestiva speculazioni finanziarie, ma lui da lì ha capito come dovrebbe funzionare una moneta per non andare incontro a questi inconvenienti della speculazione. Quindi, poi ovviamente. Come posso dire, lui è partito da là e poi è arrivato in un altro punto, ok? E quando lui dice che va bene anche se, cioè quando lui dice lo Stato quando c'è la compra, sì, la banca compra continuamente i titoli, eccetera. E si indebita con se stessa continuamente, lui dice che l'economia comunque andava bene, intende dire che il meccanismo economico con cui sia funzionava, poi per alcuni veniva considerato un debito reale, ok? Però nel dato di fatto è emissione quella. Perché? Perché le banche centrali che fanno, per esempio, comprano il titolo di Stato, ok? Il titolo di Stato è emesso dal tesoro, ma le banche centrali non è che devono, cioè aumenta il debito pubblico, però in realtà alla scadenza del titolo del tesoro viene emesso un altro titolo di Stato e questo va a riapparare il vecchio debito. È scorretto se a un certo punto si pretende di far pagare il debito e infatti lui nel momento in cui ha potuto spiegare meglio come funziona, ha detto no, in realtà si accreditano i soldi, non c'è bisogno di titoli di Stato, si usavano un tempo perché si credeva lo standard aureo
e si credeva nella convertibilità del denaro. Ma adesso le cose sono cambiate, ok? Però lui, ovviamente, siccome parla in un ambito internazionale, no, non è che, cioè, se lui sa che sta parlando con gente che è abituata da decenni a concepire che la spesa avviene tramite il titolo di Stato che viene comprato virtualmente dalla Banca d'Italia, dalla Banca Centrale, eccetera, lui si esprimerà in quel modo, perché tanto. Se dirà che cioè, si può immettere direttamente il denaro, non verrà capito proprio perché questa mentalità del deficit è portata da secoli, da secoli no, da qualche secolo, dal periodo di Keynes, diciamo, no? Ok. E quindi c'è un articolo che nonostante MMT affermi che lo Stato prima spende e poi tassa, questa operazione non è certamente praticabile nel cambio da euro a lira. Tutta la massa monetaria infatti sarebbe elettronicamente convertita in lire e lo Stato tasserebbe una massa monetaria già esistente e non una sua emissione da zero immessa sul mercato. C'è un guasto al computer. Non funziona. Quindi in ogni caso prima tasserà e poi spenderà un denaro semplicemente convertito ma già esistente e proveniente da un debito. No, vabbè, forse, che ne so, forse è stato quei programmi che traducono da soli e fanno un po' di pasticcio, sai. Vabbè. Vabbè, allora, se facciamo finta che questo lo abbiano scritto realmente. Allora, bisogna considerare che l'euro è come una moneta straniera, ok? Che significa? Che noi abbiamo nelle banche, ok, adesso, in tutte le banche del territorio italiano abbiamo gli euro, ok? E gli euro, da un punto di vista contabile, sono allocati nella Banca Centrale Europea. Siccome il nostro vecchio debito, che era uno pseudo debito, non era un debito reale, è stato convertito in massa in euro, ok? Perché hanno fatto un accordo per questo, noi non abbiamo più lire, ok? E questo è il primo passo. Quindi l'euro è una moneta straniera. Noi potremmo, cioè, nel senso che se nei conti correnti uno può anche detenere monete straniere, questi magari molti non lo sanno, ok? Io per esempio posso avere qua in Italia un conto in yen se la mia banca me lo permette, ma comunque sia i soldi che io detengo in yen dentro il mio conto corrente, sono registrati, presso la Banca Centrale del Giappone. Non è che la banca mia detiene yen così perché gli va e si è alzata la mattina e gli va a detenere yen. Tutto è contabilmente registrato, ok? Tranne magari del contante falso o emesso extra emesso nel. Però questa è un'altra questione. Il contante falso e il contante che magari non viene distrutto e viene fatto circolare uguale è una magagna che non c'entra nulla con la contabilità, ok? È un altro tipo di magagna. Però se io detengo una moneta straniera, gli yen, ok? Cioè, questi soldi sono registrati presso la Banca Centrale del Giappone, ok? Se noi adesso siamo all'euro, ma se noi domattina comincia il piano, come lo dice Mosler, se noi domattina torniamo alla lira, ok? Nel momento in cui il governo dice ok, non tassiamo più in euro perché siamo usciti fuori all'euro, ma tassiamo in lire, ok? Noi è come se avessimo dei conti correnti tutti con una valuta straniera, che già adesso è una valuta straniera, però con quella valuta straniera ci dobbiamo pagare anche le tasse. Però diventa proprio una valuta, in questo caso è come se
se ci trovassimo in banca tutti con gli yen, ok? Quindi uno che fa, siccome le tasse sono lire, prende i soldi stranieri, no? E li va a cambiare. Però, come posso dire, cioè qua bisogna veramente entrare nel discorso dell'MMT, e l'MMT va studiata, non può essere che uno cioè, dica delle cose così che non stanno né cielo né terra. Allora, dicevo, l'MMT va studiata e queste cose scritte sono una marea di stronzate, ok? Se uno ha la moneta straniera in banca può avere anche due o tre valute in banca se la banca te lo permette, perché ci sono banche che hanno questa opzione di farlo, ok? Quindi uno che fa gli euro, lo Stato anziché sforzarli di convertirli a tutti, ok? Li converte solo su richiesta. Questo perché? Perché magari uno dice no, vabbè, io mi voglio tenere per il momento e quindi non obbliga nessuno, secondo il piano che diciamo è stato progettato da Mosler, non obbliga nessuno a convertire la moneta. Ma si tratta di la conversione non è che avviene, cioè quando uno va allo sportello per magari va in vacanza da un'altra parte e cambia i soldi. Non è che è una cosa magica, nel senso, semplicemente io che ne so, vado in Cina, vado allo sportello del cambio, gli do gli euro e loro mi danno gli yuan, ok? Però gli euro ce l'hanno dentro, diciamo, quello che c'ha il cambio di soldi li tiene là, ok? Poi ci sarà qualcun altro che li comprerà gli euro in cambio di yuan perché ci deve fare un'altra cosa, ma non è che, non è che no, lo Stato non può, lo Stato italiano se torna se torna la lira non può convertire gli euro che sono segnati dentro la Banca Centrale Europea, non li può convertire in lire, non si può fare. Okay, a meno che non c'è un accordo, che dopo si mettono d'accordo loro e decidono, ok, facciamo così. Ma se diciamo nella pratica normale, ok, non si può fare. Quindi, siccome lo Stato ormai, secondo il piano di Mosler, lo Stato, tasserà in lire e pagherà in lire, semplicemente la gente comincerà a usare le lire. Basta, perché sai che le tasse dovrai pagare in lire e userà le lire. Ok? Quindi, cioè, quindi ogni caso prima tasserà e poi spenderà un denaro semplicemente convertito. Cioè, qua è fuori, è fuori, però questa roba voi, che voi propagandate in giro, è pericolosa perché non tiene conto proprio della contabilità, niente, ok? Ricordando che il 98% di quel denaro sarà stato emesso dalle banche commerciali solo attraverso un prestito da restituire, i quali cittadini no, ok, niente. Allora, cerchiamo di capire una cosa fondamentale. Allora, diciamo, per il signor agista, il fatto che la banca possa creare un credito se, dal nulla è un fatto negativo, perché dice: io ti presto 10.000, ok? Quindi io dal nulla ho approfittato di te, ho 10.000. No, perché io ti presto 10.000, ok? E tu ti fai quello che devi fare e poi mi restituisci 10.000. Io te l'ho prestati prima e poi tu li restituisci. Quindi se è 10.000 meno 10.000 e fa 0. Siccome ci sono interessi. Se interessi sono normali va bene, se interessi sono altissimi è usura, d'accordo, quindi se io ti presto 10.000 e tu mi dai 20.000 indietro non va bene così, ok? Però diciamo poi ci sono tanti altri fattori che contano, perché dipende se i profitti delle banche sono tassati o meno, dipende quanta è l'inflazione, dipende da quanti salari vengono riaumentati e insomma. Cioè se c'è una specie di scalo mobile o meno, sono tanti fattori che contano, ok? Però cioè, nella normalità
lo Stato, diciamo, mette la tassazione per far valere la moneta. Dopodiché metterà su delle attività statali che riguardano il pubblico, okay? Che se sono buone o cattive dipende da chi c'è al governo, dipende dalla gestione, non dipende dai soldi. Però l'impresa privata, diciamo, non può funzionare che prima uno risparmia i soldi e poi dopo si apre un'industria. Sta cosa non esiste manco nei film di Star Trek. Perché? Perché ci sono, funziona così. Se io devo, per esempio, una qualsiasi industria, ma anche una media impresa, cioè ha dei costi che vanno intorno ai 50, 100, 150 mila euro. Cioè sono costi molto più elevati rispetto all'economia che ha un dipendente che guadagna i suoi soldi, si paga l'affitto, cioè si gioca con cifre più grandi. Quindi come funziona? Se io per esempio devo aprire, che ne so, un'attività che fa artigianato con il vetro, ok, mi servono dei macchinari e tante altre cose. Vado in banca e se diciamo la mia attività e io risulto, diciamo, se diciamo nel totale risulta un buon investimento, ok, in base a dei parametri che magari possono essere giusti, sbagliati, ma questo dipende anche da altri fattori, ok. Se comunque la banca pensa che io potrò onorare il prestito, ok. Allora la banca, in un caso di normalità economica, non questo ovviamente, la banca mi darà il prestito, io comprerò il capannone, i macchinari, pagherò i salari agli operai e tutto quanto. Quindi io però, se per esempio per partire mi servono 150 mila euro, non è che li posso risparmiare prima di spenderli, perché questo avvia un altro processo che è il paradosso della parsimonia, ok? Dove se tutti risparmiano i soldi non girano, ok? Non posso io accumulare, non possiamo tutti accumulare 100.000, 150.000, 200.000 euro per fare un inizio un'attività, perché nel momento in cui arriverò io a accumulare questi soldi, potrei anche spenderli in qualsiasi altra cosa, ok? Mentre invece il prestito per un'impresa è vincolato all'impresa che uno fa, e quindi i soldi vengono emessi dalle banche private in virtù di un'attività privata, ok? E quindi non è che è un prestito così, ok? Le banche dovrebbero essere soggette a una regolamentazione per fare in modo che l'impresa privata funzioni in un certo modo. Se poi le banche stanno le teste di cazzo, ci sta la massoneria, ci sta il Vaticano e tante altre cose, ok? Se le banche c'è questa roba qua, allora magari il problema è quello, non è il problema che le banche sono cattive, il problema è chi c'è all'interno della banca, che cosa farà, a chi darà il prestito e a chi non lo darà. A chi darà un prestito sapendo che ai prestiti ai partiti sapendo che non saranno mai ridati indietro e che poi le banche falliranno, e a chi invece magari è un artigiano non gli dà il prestito perché non ha le conoscenze, ma questo è un altro problema. Allora lì è una questione, come dice Moser, che le banche di fatto devono essere degli istituti pubblici, nel senso che devono avere un profitto che è dato a loro per i servizi che erogano, ok? La tenuta dei conti, i prestiti, eccetera. Però non possono, diciamo, sono comunque soggetti dovrebbero essere soggetti a delle regole per l'interesse pubblico. L'interesse pubblico è la chiave della Moser Economics, ok? Ogni investimento parte per il pubblico e finisce per il pubblico. Questo è il concetto di base. Non si può fare, no?
come ho letto, piena occupazione, stato sociale privatizzati. Cioè, ci sono delle cose, emissione monetaria, spesa o tassazione, conclusioni. Daniele Paci, ricercatore indipendente, autore della moneta e l'utopia. Vabbè. No, ma sono due visioni del mondo differenti. Cioè, non. Il problema è la visione del mondo che è diversa. Per questo voi non riuscite a capire. Scritto in grassetto: negare ad ogni costo la creazione monetaria delle banche commerciali con cui Mosler farebbe profitti essendo un banchiere. Cioè non è della famiglia Rothschild, capito? Cioè un banchiere, però, nel senso, a parte mi sa venduto la banca, però a parte quello, lui è cresciuto nel mondo della speculazione, ma è da lì che ha imparato come funziona l'economia funzionale, ok? Cioè ha seguito un percorso che magari è partito da una parte e è andato a finire in un'altra, ok? No, non si può fare. Allora, ci sono due monete: la moneta dello Stato, che è quella che spende per fare le cose pubbliche, e la moneta delle banche che possono creare ma che corrispondono a un uguale debito, ok? Quindi poi le banche, diciamo, andrebbero regolamentate, cioè non è che possono fare esattamente credito infinito, ok? Ci sono diciamo, delle norme che sicuramente vanno riviste, e le banche prestitano, cioè il sistema bancario funziona così, che ne so, prestito impresa, l'ho detto prima, prestito al privato, io mi voglio comprare la macchina, ok? La banca mi fa il prestito, e poi io restituisco il prestito, quindi è, che ne so, il prestito è 10.000 euro, e poi io gli ridò 10.000 euro più interessi. Se gli interessi sono alti è un problema perché. Cioè, un problema dipende dalla condizione però generale dell'inflazione, dei salari come vengono aumentati. Però il discorso che, cioè, non è che a debito, no, non è a debito, cioè, porca puttana, ti dà i soldi e poi tu glieli dai, quindi è 10.000 meno 10.000 uguale 0, ok? Non è che. Cioè, non funziona quella cosa che dite voi qua, capito? L'impresa non può, nessun imprenditore può accumulare i soldi, per fare, come posso dire, per fare un'impresa da solo, prima accumula tutti i soldi, poi comincia l'impresa. No, ci deve essere degli istituti che sono le banche, che loro hanno delle regole per poter emettere il credito, ok? Questa è la realtà economica. Quello che dite voi, la moneta del popolo, non sussiste. È un casino, cioè è un casino, cioè è incredibile. Poi vabbè, cioè qua ci sono delle cose. Però se voi aveste letto la MMT, no? Forse avreste capito meglio come. Cioè, allora, leggiamo quest'altro pezzo. Emissione monetaria, spesa o tassazione? Nemmeno l'emissione monetaria risulterebbe essere trasparente in MMT. La teoria infatti parla di spesa, non di emissione, e non si comprende quale denaro verrà speso. Quello ovviamente. Cioè, infatti MMT mantiene la tassazione non per spendere, ma per conferire valore alla moneta stessa. Ah, meno male, questo l'hanno capito. Scongiurare l'accumulazione del capitale e dare stabilità all'economia. Ma la tassazione non può in alcun modo conferire valore alla moneta. No, forse ho letto male. Ma la tassazione non può in alcun modo conferire valore alla moneta.
No, ho letto bene. Un sistema monetario risponde al bisogno di una comunità di detenere uno strumento in misurazione per lo scambio di beni e perciò è un fenomeno non economico, ma sociale e in quanto tale soggiace alla regolazione della legge come fattispecie giuridica. No. No. Allora, se voi, diciamo, che ne so, fondate un partito, no? E fate un'economia del genere. Però io non riesco a capire in base a cosa, cioè come, cioè voi dovete fare una cosa, voi scrivete queste cose qua, no? Allora fate una cosa, fate un programma secondo il quale fate finta che voi siete vincete le elezioni, non perché volete comodità, ma fate finta che voi fate un programma, ok? E mi spiegate come funziona il settore pubblico con tutto l'apparato statale. Come funziona l'impresa privata, come funziona le pensioni, come funziona tutto. Perché voi qua, nel senso, ci sono due modi di vedere le cose, ok? E questo modo però, cioè leggendolo così, sembra saltare dei passi, ok? Il valore si stabilisce per convenzione sociale da regolare con la legge convenzionale, mentre la tassazione è solo uno strumento, peraltro discutibile, in un rapporto economico tra Stato e cittadino. La tassazione quindi è inutile per conferire valore alla moneta e sottrarre ricchezza al cittadino. No. Allora, il valore dei soldi, ok? Io qualche settimana fa ho fatto fare questa riproduzione, che è una moneta molto antica del 1280, penso. Quel periodo là, diciamo, le monete, parlo della dinastia Yuan, le monete venivano emesse e l'imperatore, diciamo, chi per lui, diciamo, chiamavano lo Stato di allora, spendeva questa valuta. Questa valuta, non si parla di tasse, però diciamo, se uno non l'accettava veniva ucciso. Quindi, anziché la tassazione, come vincolo per usare questa moneta c'era la pena capitale, ok? Che non è democratico, però insomma. E comunque si crea un vincolo, ok? Che succedeva? Che i commercianti, sapendo che nessuno rifiutava questa qua, ok? Sapendo questo, tutti l'accettavano, perché cioè tutti dicevano vabbè, buona, accettiamola, perché comunque tutti la usavano, ok? E quindi veniva spesa dall'impero per fare le cose sue, ok? E quindi quello era il settore pubblico che lavorava e veniva usata tra la gente perché tutti usavano quella moneta. Non è l'AMMT, però è per far capire il principio, ok? Quindi come fa uno a stabilire il valore, ok? Allora molti signoraggisti dicono: io faccio un pezzo di carta, ok? E ci scrivo che vale 10 euro, 30 euro e siamo d'accordo tra di noi che lo usiamo, ok? Solo che accade questo: qual è il problema nell'Eurozona? Noi siamo sommersi da tasse che non potremo mai pagare, ok? Perché c'è questa cosa del debito pubblico che loro dicono che vanno pagato, e quello è sbagliato ovviamente. Però, cioè, come faccio io a sapere quanto vale la moneta? È semplice. Se io, cioè, a un certo punto lo Stato decide di fare una moneta, gli dà un nome qualsiasi, quello non ha importanza, e decide che lo stipendio mensile per un orario di lavoro che viene considerato quello normale, che ognuno può considerare, cioè, nel senso, qua in Italia si dice che 36 ore a settimana è l'orario di lavoro normale. Però magari in altri stati potrebbe essere 20, potrebbe essere 70, dipende anche da quante energie succhia il settore governativo, quanto
quanto bisogna lavorare per fare le infrastrutture statali. Se ovviamente c'è una macchina bellica enorme, sicuramente nell'economia reale le energie da spendere sono tante e quindi ovviamente si lavorerà molte più ore, ok? Però se io per esempio, che ne so, io farei un orario di lavoro normale, secondo me con tanta automazione industriale farei 20 ore alla settimana e un mese stipendio diciamo che è 2000, ma no, 2000 può essere anche 4000, cioè il valore iniziale non conta, io do un numero che è 2000, ok? Il problema è cambiarlo dopo, però con quello che parto non importa, io so che guadagno 2000 al mese, ok? Quindi se io guadagno 2000 al mese per 20 ore a settimana, ok? In base anche ai fattori di quant'è la tassazione, o meglio, di quanto lo Stato usa le energie e le risorse dei cittadini per fare le cose che. Se sono cose buone, se sono cose cattive, eccetera. Però io so che 2000 è i soldi che a me mi dà ogni mese, non importa il nome della valuta, ok? È un esempio. Quindi se io per esempio non lavoro più per lo Stato e lavoro per un privato, io so che più o meno, che ne so, se coltivare tot cibo e lavoro 8 ore e mi baso su quel prezzo là, ok? No, se per esempio io guadagno 2000 al mese, cioè per comprare, che ne so, una casa normale, deve essere proporzionato al fatto che uno di base guadagna 2000 al mese, ok? Quindi il posto di lavoro garantito all'interno della proposta dell'MMT è la cifra che uno guadagna praticamente col posto di lavoro garantito, è il salario di base e quello dà la dimensione di quanto ha valore la moneta. Se io a un certo punto dico che 10.000 è lo stipendio mensile, automaticamente se un sistema già in corso creerà inflazione, ma poi si stabilizzerà che 10.000 è lo stipendio mensile. Non esiste che io per convenzione gli do un valore, non si può fare. La convenzione non esiste su questa cosa. Voi state sbagliando perché? Perché se ipoteticamente tutti avessero monete signoraggiste, chiamiamole così, ok, come Bitcoin, eccetera, se tutti avessero quella moneta, non si sa quant'è il valore, perché voi lo rapportate sempre a una moneta che esiste. Tipo, facciamo che un pezzo di carta vale 10 euro, ma se non c'è più l'euro, quanto vale il pezzo di carta? Non si sa perché non ci sono le tasse, non si sa quante ore bisogna lavorare per quel pezzo di carta, quindi non si sa. E se lo Stato, se non ci sono le tasse, lo Stato non può continuare a immettere dentro il denaro perché a un certo punto fa inflazione, ok? Quindi le tasse sono necessarie, anche perché se a me mi viene il Di Luciano che mi dà i suoi SIMEC, io posso dire vabbè ci sto già, ma poi quando io devo pagare le tasse devo pagare in euro, capito? Quindi là bisogna o evado le tasse o niente, no? Quei SIMEC non sono, o altra moneta locale, come si chiamano, lo shek, cioè i SIMEC, i shek e altre cose non ci si pagano le tasse, questo è il problema. Non pagandoci le tasse, diciamo che per una persona ha meno valore. È un valore facoltativo, cioè se io voglio essere generoso con te, io ti accetto questa cosa. Però se io ho un sacco di problemi, ok? Perché c'è della gente che rompe i coglioni, ci sono tanti problemi, io i due SIMEC li prendo, li straccio e li butto nel cestino, perché non ci faccio nulla. Quindi cioè, è sempre che il valore che il signoraggista dà alla moneta è un valore convenzionale e che solitamente lo aggancia anche un'altra moneta che si basa sulle tasse. Se vivesse in un universo proprio, questa moneta non si sa quanto vale perché il denaro viene immesso. Allora, se facciamo un esempio signoraggista.
Allora, facciamo un'isola che non ci sono le tasse. Facciamo che tutti hanno 300 soldi in mano, no? Ogni soldo vale uno, quindi tutti hanno 300 in mano. Quindi io spendo, che ne so, vado uno e gli dico, ti do 10 di questo, di queste banconote che abbiamo fatto, e mi prendo il salame, ok? Però perché il salame costa 10? Perché non potrebbe costare 100? O potrebbe costare 2? Questo è l'incognita. Perché non si sa quanto io abbia dovuto lavorare per questa moneta, diciamo tra virgolette, signor regista, come la chiamo io. Cioè non si sa, non c'è un paragone. Se il paragone lo faccio con l'euro, che dico che 300 biglietti, banconote locali valgono 300 euro, sì, può comunque aiutare, ma non ci si pagano le tasse. Cioè io non posso andare da Equitalia e dargli le banconote, capito? E comunque le grandi imprese, cioè con i Simek, cioè non ci fanno un cazzo. Ma questa è una cosa di aiuto, di baratto della popolazione. Sì, aiuta, però è sussistenza, non va al punto cruciale della situazione. E nonostante che se ne sta parlando ormai da tempo, cioè non vi siete mai degnati di leggere. Cioè, nonostante, allora leggiamo un altro pezzo. Nonostante i numerosissimi lavori e documenti ufficiali già presenti, Barnard ha ignorato tutti gli studi per creare una sua verità, con un suo personale complotto da proporre, una sua personale riforma che potesse essere diversa da quelle proposte finora. Perché ignorare la storia delle colonie americane e della loro indipendenza fino a Lincoln e a Kennedy? Essendo la moneta una cosa molto semplice, l'unica riforma possibile è quella dell'emissione diretta da parte dello Stato di tutta la massa monetaria, ivi compreso anche il credito. Barnard ha deciso di utilizzare il classico linguaggio astruso che i banchieri utilizzano per nascondere la realtà, e si è infatti rivolto ad un banchiere multimiliardario, Mosler, che con il denaro si è ritagliato il suo piccolo spazio da accademico, ma sempre nell'ambito dell'economia classica del debito, no? Da cui certamente nessun banchiere può uscire a meno di non rinunciare ad un sistema che da sé. No. Ok, no, allora non ci siamo, cioè non è una questione di cattiveria, è una questione che se voi fate, cioè questo sistema, che magari uno, che ne so, c'ha parte della possibilità di avere un credito di 300 a testa, o gli danno 300 banconote locali a testa, questo sistema qua però non si capisce chi è che fa le strutture di tutti. E allora è qui la differenza sostanziale. Se io ho l'autostrada, se io ho gli ospedali, se io ho tutte le cose, le biblioteche, tutte le cose servono al pubblico, ok? E nessun cittadino può farsi una grande struttura da solo, ed è difficile, cioè così di una miracolosa spontaneità, che a un certo punto appare l'autostrada, appare tutta la rete idrica, la rete elettrica, così per magia. Non si può fare. Cioè, ci deve essere lo Stato, deve investire nel pubblico, e può investire solamente se tassa, perché se non tassa nessuno accetta la moneta. Punto. Non c'è niente da fare. La tassazione è essenziale. Se tu non metti la tassazione, allora qui si va a quello che magari è tipo quello che dice Zeitgeist, come cazzo si chiama, che dice l'economia delle risorse, che poi anche là bisogna vedere chi gestisce le risorse, quindi, perché dice il denaro è cattivo, usiamo le risorse, però è uguale che se le risorse sono in mano ai soliti,
È uguale come se vivi in un sistema economico dove ci sono i soldi, dove chi fa il credito e chi sta al governo sono sempre i soldi, ma il problema allora lì è la gente, non è il signoraggio sì e il signoraggio no. Non si può fare. Io, nel senso, veramente non riesco a capire come dopo tanto tempo nessuno di tutti questi signoraggisti abbia mai voluto ragionare a fondo su perché esistono le tasse, che cosa serve realmente la moneta. Non l'ha mai fatto. No, non funziona sta cosa. Il problema è la regolamentazione delle banche, quello sono d'accordo. Il problema è che una parte essenziale non è che la proposta non è che la proposta 1 è diversa da 2, no. Allora, la proposta 1 è brevemente, la proposta 1 è di non c'era la proposta 1, non esiste. La proposta 2 è il manifesto, però in realtà la proposta 2 è la proposta 1, ok? Cioè non esiste la proposta 1. Semplicemente si è fatto un summit, il primo summit di Rimini, più le varie conferenze sul più grande Rimini, per capire la natura economica di come funziona l'economia, di come funziona questa cosa dell'euro nel quale siamo dentro. Ma il manifesto è, diciamo, la proposta completa. E la proposta completa dice che i titoli di Stato sono una cosa di anacronistica, e sono una vecchia usanza che è rimasta dai tempi dell'oro e se ne può fare tranquillamente a meno. Però, come avevo già detto prima, ma lo ripeto perché sicuramente qualcuno ha difficoltà a capirlo, se diciamo lo Stato continua con questa usanza, non avrà mai il problema di onorare il cosiddetto debito, perché è uno pseudo debito, ok? Cioè alla scadenza del titolo di Stato ci sarà un atto di titolo di Stato, così per sempre. Però Mosler lo dice chiaramente che i titoli di Stato sono un settore per favorire, insomma, rendite di persone che campano in speculazione, eccetera, essendo lui stesso stato in questa cosa, l'ha capita benissimo, e che lo Stato può direttamente accreditando direttamente dove deve accreditare gli stipendi pubblici, le spese pubbliche, eccetera, il programma di lavoro garantito, che è la cosa più importante. E non ha bisogno di titoli del tesoro, lo dice, ma non è che l'ha detto dopo perché la prima volta era impresentabile come letto nel testo. No, è una cazzata, semplicemente quello era, diciamo, siccome non è che tutte le persone hanno tutte la stessa visione del mondo, c'è anche gente che comunque continua a pensare che ci debba stare i titoli di Stato, no? Che per me è sbagliato. Però, cioè, quello è stato fatto il primo summit di Rimini e c'erano Lagerton, c'era Auerbach, Houston, altri economisti. Poi è stato il secondo summit, portava degli economisti al primo summit, c'era solo Parguet, ok? Tutti gli altri non c'erano. Il secondo summit c'era Mosler, c'era Matthew Forstater e c'era Parguet. Quindi l'hanno fatto altre persone, da lì che è uscito fuori il manifesto. Non che i primi economisti non fossero validi, però è stato Mosler a concepire per primo la MMT. Non sono stati. Cioè, lui è stato il vero creatore dell'MMT, ok? E l'MMT lui l'ha capita proprio attraverso il mondo della speculazione. Ha capito come funziona la moneta con i cambi fissi. Ha capito come funziona una moneta col fluttuante, perché l'ha visto proprio nel mondo della speculazione, che le monete a cambio
a cambio libero o fluttuante non possono essere attaccate, perché se tu mi svaluti la mia moneta e tu detieni una parte dei miei soldi, svaluti pure quello che ti ho dato io in precedenza, ok? Quindi ti metti, insomma, te la metti in quel posto da solo. Quindi c'è un altro approccio che è diverso, ok? Dunque, avendo detto questa cosa molto importante, che lui ha detto, diciamo, ha detto chiaramente che i titoli di Stato non servono, ok? E quindi la banca puoi mettere, l'ha detto chiaramente. Prima, non è che lui non l'ha detto prima, semplicemente gli altri economisti magari no, non hanno avuto tanto tempo di menzionarlo. Considerate che per fare questa cosa, ok? Per far capire che la gente, che il debito pubblico, per anni ci hanno martellato la testa con questo debito pubblico, non si riesce a pagare e non è vero un cazzo. Per fare solo uscire la gente da quest'ottica ci è voluto uno sforzo, ok? Perché ci vuole uno sforzo per entrare in quest'ottica qua. Quindi, se la proposta di Moser verrà accettata pienamente, se questa proposta verrà accettata pienamente, non ci sarà il problema dei titoli di Stato, quindi lo Stato accrediterà e quindi non ci sarà più il debito pubblico. Okay. Se però continua, diciamo, a livello politico, si continua a pensare ci deve essere il titolo di Stato che poi viene comprato, che è uno pseudo debito, che però alcuni lo considerano pseudo debito, che però altri dicono no, non è uno pseudo debito, bisogna rientrare, i parametri, eccetera. Allora quello è un casino che fanno altre persone, ok? Ma non c'entra nulla, cioè lui ha detto chiaramente che lo Stato emette la moneta e la può continuare a emettere sempre, ok? E ovviamente col criterio che se ne metti troppa in una certa situazione, cioè l'inflazione in questo caso diventa uno strumento del governo se passa la proposta come la dice Mosler, nel senso che, faccio esempio, se esiste una categoria di gente che è una classe sociale troppo bassa e una categoria di gente che è una classe sociale troppo ricca, ok? Cosa fa? Lo Stato aumenta, che ne so, i stipendi del 30-40% in botto e c'è l'inflazione. E quindi che succede? Che partendo dagli stipendi pubblici, aumentando gli stipendi pubblici, aumentando lo stipendio del posto di lavoro garantito, automaticamente quello diventa il nuovo parametro. E quindi automaticamente è come se le persone che avevano tanti, che magari per tanto tempo hanno campato di rendita e avevano accumulato questi soldi, automaticamente si troveranno il loro valore dimezzato, ma in questo caso è positivo perché va incontro alla minoranza, cioè no, non alla minoranza, voglio dire alla gente che più ne ha bisogno, no? E per quanto riguarda il posto di lavoro garantito, nella proposta poi ci sono delle slide che si chiamano, adesso ve lo dico, vabbè, si parte, allora, la resurrezione e l'interesse pubblico, Warren Master, 10-23 giugno 2013, andate a leggere, mo non so il link dove sta, la cercate da qualche parte, la trovate, ok? E in questa presentazione, Premente dice che ecco, sul programma di piena occupazione, se in qualsiasi momento oltre il 3% circa della forza lavoro dovesse stabilizzarsi in occupazione del piano di lavoro garantito dallo Stato, significherebbe che l'incidenza della tassazione è eccessiva rispetto alle dimensioni del settore governativo, ok? Quindi significa, lui semplicemente dice, come fai a vedere che la tassazione è eccessiva, che la spesa non è fatta bene, eccetera?
lo vedi dalle persone che vanno nel transito nel posto di lavoro garantito, che però, secondo la sua idea, il posto di lavoro garantito deve essere uno stipendio leggermente inferiore alla norma, perché la gente deve essere, cioè deve essere uno stipendio tipo quello che entra quando uno comincia da zero, entra con stipendio di base, perché se no la gente magari potrebbe dire: vabbè, io mi staziono qua e chi se ne frega di andarmi a cercare un lavoro. Invece così c'è la spinta a entrare nel settore privato. Questo è il posto di lavoro garantito. Però quando Mosler parla di uno stipendio base, perché bisogna capire anche il concetto, che cosa si intende per stipendio base. Perché se io vado adesso da una persona con l'Eurozona, mi dice che lo stipendio base è alcuni, anche 800 euro, per quello, cioè uno stipendio di non sussistenza, di fame praticamente. Nella sua concezione economica, di quando l'economia era stabile in America e ci si campava con uno stipendio di tutta la famiglia, ci potevi comunque andare a scuola pubblica perché funzionava, si stava bene, eccetera. Comunque anche uno stipendio base c'era prosperità. Lo stipendio base non viene inteso come qualcosa che uno deve contarsi chicchi riso la sera a casa. Cioè lo stipendio base è uno stipendio che comunque campi. Quindi, che comunque se c'avevi da pagare la rata alla macchina continua a pagare, se c'avevi da pagare il mutuo continua a pagare. Solo che è uno stipendio, cioè nel senso, più che mangiare e fare, diciamo, non puoi, che ne so, andarci in vacanza per 3 mesi, capito? Cioè, queste sono cose che non puoi fare col posto di lavoro garantito. Ma teoricamente ci potresti campare tutta la vita, però diciamo, tende a darti un salario leggermente, cioè leggero, nel senso che comunque magari anche un 2-3% in meno, non so quanto in meno, però leggero, in modo che tu ti dai una mossa e transiti nel lavoro normale. Questo è importante capirlo. Quindi voi, invece di scrivere tutte queste cose che scrivete voi, andatevi a leggere il manifesto della Mosler Economics scritto in italiano e cercate di capire nel senso, poi non vi appendete alle parole, ok? Cioè cercate di capire il senso, cosa servono le tasse, cosa serve la spesa, cosa significa fare le cose nell'interesse pubblico. Cioè va capito, è normale che se questa cosa viene distorta e va nelle mani dei soliti magnaccioni, delle massonerie, del Vaticano, di sempre le solite cose, è normale che le cose andranno comunque male. Ma questo non è che il sistema, cioè non è perché la teoria di Mosè è sbagliata, perché la gente è stronza, quindi il problema è un altro. Quindi io penso di avervi detto tutto. Non scrivete queste cazzate perché esagerato. Vabbè, ciao.